Banana. Che ruolo hai nella professione Casa Valenzano? Laterale opposta. Laterale. Che ruolo ha l'altra? Schiacciatrice di banda, suppongo. Laterale opposta, può fare un po' entrambe le cose. Un difetto di Livia Lambilillo? La troppa calma a volte, questo diventa un difetto. Più alta di me. Un difetto di Mina Annese? Ma non lo so, non mi viene in mente. Più bassa di Livia. Il tuo profilo migliore? Questo? Questo. La cosa che devi fare da anni? Sposarmi. Mandare a quel paese un po' di persone. Destra o sinistra? Destra. Sinistra. Diesel o benzina? Benzina. Diesel. Tu e la tua collega avete mai mangiato insieme? Sì. Sì, più volte. Dormito insieme? No. No. La frase che dici più spesso con i tuoi amici? Meo, andiamo, dai. La vita è bella perché varia. Dillo in dialetto. Meo, c'è manino, ma. La vita è bella perché varia. Dillo in inglese. Come on, let's go. The life is beautiful because it's very. La parolaccia che dici più spesso? Ma va. Porca paletta. Cosa farai da grande? Beh, dopo la laurea inizierò a lavorare e spero di avere una carriera abbastanza avviata. Hai già fatto 5 lavoro. Cosa farai l'anno prossimo? Spero di iniziare a lavorare l'anno prossimo. Hai già fatto 5 lavoro. E questa sera? Relax, perché domani ci aspetta un torneo. Andrò a dormire. Ditevi una cosa che non vi siete mai detti. Sei una brava atleta, anche se a volte hai qualche momento di pazzia. Con quante giocatrici hai litigato nella tua carriera? Pochissime, forse una o due. Pochissime. E con quanti allenatori? Forse due. Quasi tutti. Chi preferisci tra il duo Chieppa Firannino e Piera Zambetta? Beh, ovviamente Piero Zambetta. Il duo Chieppa Firannino. Un aggettivo per i tre mister. Allora, purtroppo Pino Filandino non ho avuto modo di conoscerlo, quindi posso riferirmi soltanto a Toni Chieppa. Bravo, e di una bontà immensa e gentile. Piero Zambetta invece, trascinatore, ottimo allenatore e grintoso. Chieppa Filandino, precisi, competitivi e un po' permalosi. Zambetta, permaloso, molto preciso e simpatico. Fai una risata. Adesso non è spontanea. Una risata come la farebbe l'altra? No, 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 non sono brava nelle imitazioni. Un motivo per venire a guardare una partita del Valenzano? Beh, perché c'è un bel gruppo e vogliamo fare bene, quindi speriamo di dare al pubblico ciò che desidera. Un motivo per venire a guardare una partita del Drago? Beh, le ragazze della Fiera Azzurra. La più grande pallavolista italiana? Rosa Ricci, posso dire. Ce ne sono tante per me. Prendi questa caramella al volo. What? What? Dolore. Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello? No. Sì. Fammi una base re. Tu 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 tu. Cosa hai pensato quando l'hai incontrata per la prima volta? Beh, che è una persona totalmente diversa rispetto a quella che appare. Bella ragazza. Cosa daresti per vincere giovedì in Coppa Italia? Beh, l'anima. Tutto, si dà sempre tutto. Che ricordo hai della tua infanzia? Felice. Bello, molto vissuta bene. Come ti vedi a 50 anni? Col bastone? No, non lo so. No, sicuramente spaparanzata sul divano. Spero bene. Ti senti buona o cattiva? Buona, troppo buona. Buona. Bella o brutta? Né una né l'altro. Carina. Fai un urlo. Wow! Facci vedere la tua faccia con i capelli all'indietro.
con la lingua di fuori, con gli occhi storti. Un voto da 1 a 10 a Mina come giocatrice. 8. Un voto da 1 a 10 a Liviana come giocatrice. 7 e mezzo. 8. Dille una cosa bella. Sei un fenomeno. Sei simpatica. Fai uno sguardo cattivo. Sexy. Psicopatico. Hai 20 secondi per convincere il pubblico a venire a guardare il derby tra Trani e Valenzano. Beh, non posso dire altro che ce ne saranno delle belle. Abbiamo due belle squadre e sapremo dare il meglio di noi stesse. Dovete venire a vedere il derby. Uno, perché nella Cura Azzurra ci sono ragazze bellissime. Due, perché siamo una bella squadra. E tre, perché sarà molto competitivo. Salutatevi. Ciao Mina, è stato un piacere. Ci vediamo giovedì. Ciao Divi. Ah.